Mi chiamo Guido Mezzera, nella vita faccio il consulente aziendale e quando mi chiedono se faccio questo lavoro in teatro scrivendo mi dicono se lo faccio a tempo perso e dico che lo faccio a tempo guadagnato. In quell'istante Anselmo aveva cominciato a scalciare le palle, quelle palle che si muovevano ancora vicino ai suoi piedi, vicino alle sue scarpe del tennis. Quest'anno al meeting porto uno spettacolo che si chiama Le scarpe del tennis, che è uno spettacolo tratto da un libro appena pubblicato da Itaca che si chiama, allo stesso titolo, Le scarpe del tennis e che raccoglie 8 racconti che ho scritto ispirato da 8 canzoni di Enzo Iannacci. Nello spettacolo io leggo 3 di questi racconti con una serie evidentemente di altre cose molto interessanti che sono la musica dal vivo, delle immagini molto belle e delle coreografie altrettanto belle. La cosa interessante di questo spettacolo è che ogni volta che si ascolta una canzone di Iannacci è come se si riapra una ferita. Iannacci parla sostanzialmente di un mondo che non c'è più, ma raccontando dei suoi personaggi dice della povertà che noi viviamo oggi, della situazione totalmente disgregata e disperata da un certo punto di vista e quindi ci fa rifare l'esperienza che fanno i suoi personaggi. Devo tornare a cambiarla. Perché l'Ambrogio mi ha detto che la scarpa, se quella sbagliata, la si può cambiare, non come la vita. I suoi personaggi fanno una cosa grandiosa, fanno il primo gesto di grande libertà, che è quella di avere non vergogna, ma la tranquillità e la coscienza di essere bisognosi, di aver bisogno. Nel nostro mondo non si può ammettere di aver bisogno, i personaggi di Iannacci invece non si vergognano di questo. Sanno di aver bisogno e chiedono, domandano anche disperatamente. Questa è un'eredità che noi possiamo acquisire e farla propria nella propria vita.